Il percorso che abbiamo bonificato ci servirà per trasportare in sicurezza un camion di rifornimenti verso la provincia di Feruzabad. Scaricheremo il camion al checkpoint Spartan che si trova dove siamo stati l'altra volta di notte. Allora, seguiremo lo stesso percorso. Ci saranno delle zone pericolose perché passeremo in alcune vallate, insenature tra le colline, diciamo, quindi potremmo avere dei tentativi di imboscata, non so, comunque è pericoloso, quindi stiamo molto attenti. Sul percorso, a partire dal primo villaggio controllato dalla forza NATO, avremo a ogni incrocio dei checkpoint numerati da 0 a 4. A ogni checkpoint il JTAC farà comunicazione al comando dell'attraversamento del checkpoint. Non ci dobbiamo fermare assolutamente. La colonna di mezzi deve procedere fino a checkpoint Spartan. Ok? Faremo comunicazione checkpoint 00, checkpoint 01, 02, 03, 04 e Spartan. Per la missione utilizzeremo come mezzi di trasporto due MRAP equipaggiati con M2, una Krause M2 su un mezzo di punta e una Ralla con M2, sempre calibro 50, sull'MRAP diciamo di coda. Al centro ci sarà il camion di rifornimenti. Non dovremmo avere alcun problema, visto che comunque abbiamo bonificato. Esatto, bravo. Mi ricevi sul canale di comando, Leo? 5 su 5. Perfetto, puoi andare sul mezzo. Pietro, check radio. Ricevo forte e chiaro. Ok, vai pure Pietro. Oh, Kraken 1 in stand-by, comunichiamo al comando che siamo pronti. Siamo vicini. Ok, Leo comunica al comando che siamo pronti a procedere. Kraken al comando, siamo pronti a procedere. Possiamo iniziare quando vogliamo. Ok, caposquadra per Kraken 1, avanti marcia. Caposquadra Gaz per Pietro. Pietro, sulla mappa hai le frecce per ogni svolta per aiutarti a utilizzare il percorso corretto. Copy, provvedo. Distanziamoci di 10 metri da un mezzo all'altro. Ah, i tappi sono una manna, raga, veramente. Sì, bisogna mettervi che se poi l'MG spara è un Sì, io casino. già avessi. Ma meno male che pomeriggio, Scorta rifornimenti, bellissimo. ma lo guida qualcuno il furgone? Gaz per Pietro, utilizziamo il control come stazionamento della velocità, così teniamo una velocità fissa. Gaz per Ben, tutto a posto, interrogativo? Tutto a posto, sì. Ottimo, Benna. Utilizza anche tu, tieni premuto control quando spingi la W, così il mezzo mantiene la velocità bassa. Va bene. Attraversiamo il checkpoint uno per uno, ragazzi, uno alla volta. Aspetta, ok. Scusa. Non fa niente, vai Benna, portati in testa. Ok, vai Leo.
peccato che Legio non c'è stasera. Sì, mi dispiace. Si perde questa missione, un peccato. Mi sa che non ci sarò lunedì prossimo. Ah. Che lavoro fino a tardi. Fino a che ora lavori? Fino al 10 un quarto. Sì, no, aspetta un attimo, guardo subito, te lo dico subito. Capo squadra a squadra Kraken per i rallisti. Anzi, per Giancarlo che è realista e Demilord che è artigliere. Per gli ingaggi a lunghe distanze utilizziamo l'arma pesante del veicolo. Nel caso di invece imboscate relativamente con nemici vicini, avvertite così facciamo scendere gli uomini dai mezzi. Che c'è avuto? Qui bene, interrogativo. Tu stai sempre al centro del convoglio. Nel caso di problemi dovessimo scendere tutti, scendi anche tu, Ben. Copiato. Siamo già in zona ostile qua. Sì, sì. Vedi che tipo è tutto rosso? Sì. Bene, avanti. Copy, grazie per l'avvertimento. Chiudo. Il comando ci informa che siamo appena entrati in territorio in ostile. Stiamo attenti. Ok, perfetto. No, no, hai fatto bene. Ok, ragazzi, avete sentito? Il comando comunica che siamo in territorio ostile. Qua possiamo avere qualche tentativo di imboscata, quindi occhi aperti. Manteniamo la distanza comunque. Non riesco a vedere quante distanze Benna da Pietro. Meno così. Come siamo. Allontaniamoci. Noi. Aumentiamo la distanza dei mezzi. Così va bene. Se arriva un RPG non prende entrambi, magari. Noi lo resistiamo a un colpo di RPG? Noi in teoria sì. Mezzo magari si danneggia parecchio, però forse non riesce a. Oddio, sai che. Senza protezione non lo so. Senza protezione, visto quella dell'altra volta. Uno forse dai sì, penso di sì. Se proprio ci prende in pieno, il mezzo va. Non esplode, mi pare, ma va in fiamme. E poi esplode. Sai come gli altri mezzi di arma. Ti sento bassissimo, Gaz. Eh sì, perché è direzionale, forse. Così mi senti meglio? No. Anche io in effetti ti sento basso. Così invece? Adesso sì. Perché forse stavo in. In sussurro. Bravo, sì. Sono le 16.07. Sì. Non dovremmo fare notte come l'altra volta. No, infatti. Demilord, abbiamo un pastore lungo la strada con degli animali, delle pecore. Rallentiamo e passiamo a velocità ridotta. Non dobbiamo fermarci, ragazzi. Lo evitiamo. Anche voi avete sentito Demi? Sì. Dice la radio buggata. Che da c'è il bug quello lì dell'aggiornamento. No problem. L'importante è che si sente, che se poi non si sente è un problema. Sente troppo. Sì, meglio. Meglio che si senta doppia che non si senta niente. Perché ho visto che quando parla c'ha il canale gruppo squadra sul gioco.
non ha comunicazione Ma guarda, io l'ho diretta. tolto completamente il chat vocale su arma come comando, quindi. Però ti funziona lo stesso la radio? Lo Certo, tolgo perché è pure io? gestita da TeamSpeak. Lo tolgo pure io, allora. Come Sì. si fa a toglierlo, raga? Vai su comandi, multiplayer, c'è voice o qualcosa, cerchi comunque block Sì. tab, E block num, lo vabbè, elimini. lo Lo elimini. faccio dopo, dai. È comodo perché è per quello che fa sta cosa, mi era successo anche a me. Che ti riceve? Copy. Ok, stiamo per arrivare a Team Work Live, mi ha detto il comando, e ci saranno checkpoint alleati. Sì. Una volta che raggiungiamo il primo checkpoint glielo comunichiamo, però non ci fermiamo. Spari Gaz sulla per sinistra, può Pietro. Una essere. volta raggiunto il checkpoint 00, procedi pure lungo la strada designata. Comunichiamo noi al comando. Passo. Nel caso di spari, noi Oh, continuiamo sento uno spara a la marcia. sinistra, non vorrei Allora, sbagliare. Può essere. ricevuto Pietro alla radio scarica. Copiato Demio, allora mi interfaccio con te. Ricevuto. Anche nel comando. Abbiamo appena passato il punto di controllo CP00, procediamo. Qui Demi Lord, stiamo per arrivare a destinazione al checkpoint Spartan. Ok, qui Gaz ricevuto Demiurge. Una volta raggiunto il checkpoint, fermatevi Kraken 1 sulla destra, Kraken 2 in coda a Kraken 1 e Ben porta il camion parcheggiato sulla parte sinistra dopo il mezzo di trasporto parcheggiato a sinistra che vedi. Leo comunica al comando che abbiamo raggiunto Spartan e stiamo per parcheggiare il camion. Sì, un secondo che o guido. Qui mi fermo, va bene? Sì, va bene. Kraken a comando. Spegnete i motori, ragazzi. Abbiamo appena raggiunto Spartan Checkpoint illesi. Chiudo. Ok. Andiamo verso il Capitano Gaz? camioncino. Capitano Gaz? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno al tenente Demilord. Buongiorno, capitano Pulpe. Avete portato a termine la scorta lì, si vedo. Ottimo direi, quindi vuol dire che le strade sono state assolutamente liberate prima. Adesso però mi è arrivato appena un telegrafo, poco fa, mentre stavate arrivando. C'è una FOB alleata qui vicino, in grave pericolo. Grazie capitano, La insieme con il tenente ringrazio, Demilord. la ringrazio, la ringrazio. Buona giornata, signore. Ha una voce familiare. Sì, direi che è inconfondibile. Ah, vediamo un po' cosa ci abbiamo da fare. Una volta una Il fatica. caposquadra è per Kraken. Dice. Abbiamo ricevuto informazioni riguardo una FOB che viene assaltata da elementi ostili. Attendiamo comunicazione dal comando per l'invio di coordinate in maniera tale che possiamo recarci lì e dare supporto. Quindi per Kraken, stand by. Come prima? Ci fermiamo o no se Facciamo uno per sparano? volta. Se ci sparano, no, noi dobbiamo difendere. Ok.
a tutta la squadra qui, Gaz. Una volta arrivati sul punto da difendere, ci dividiamo e ci allontaniamo. Facciamo una linea con gli EMRAP, fronteggiamo la minaccia, cerchiamo di sventare la minaccia con gli EMRAP, dopodiché entriamo all'interno della FOB per quanto possiamo. Dopodiché posizioniamoci sulle difese e difendiamo. Non scendiamo al di fuori della FOB, cerchiamo di entrare con i mezzi per avere più difesa. Facciamo un check prima con le ralle, sia con l'artiglieria di Kraken 1 e la ralla del 2. Facciamo un check intorno alla FOB da difendere. Quando è tutto a posto, entriamo con i mezzi e ci difendiamo. Ricevuto. Copiato. Ok, per tutta la squadra qui Gaz, aumentiamo la velocità. Situazione di massima urgenza. Ci è arrivato un WhatsApp. Sì, ci è arrivato un WhatsApp su Crossroad. Ok, qui uno per volta. Kraken a comando. Stiamo per passare Waypoint 1. Avanti, a tutta velocità verso la FOB. Abbiamo un mezzo davanti a noi. Procedura, procedura. Check se per il mezzo Kraken 1, tutto bene ragazzi? Autobomba, tutto bene? Noi sì. Veicolo Kraken 1 a posto. Dopo Altri davanti a noi sulla comunichi. strada. Civili. Kraken a Avanti. comando. Abbiamo appena avuto un Procediamo. incontro con un'autobomba Avanti, avanti, in rispondete al fuoco, posizione. ragazzi. Dividiamoci in linea. Contatti abbattuti, hanno aperto il fuoco. La procedura è sempre la stessa, ragazzi. Ricordatevi che la procedura è Ripeti, sempre quella. comando. Tutto a posto, comando. Muoversi verso la FOB, muoversi verso la FOB, via. Rispondere al fuoco e muoversi verso la FOB. Ok, Leo, comunica al comando che su questa posizione, dico subito, su Falar abbiamo contatti nemici, diversi contatti ostili. Noi stiamo procedendo Copy. verso la FOB da difendere, ma ci sono diversi contatti su Falar. Falar. Copy. Kraken a comando. Abbiamo incontrato molti contatti ostili sul villaggio di Falar. Siamo in procinto di arrivare alla Gaz waypoint per Pietro, al prossimo incrocio, giriamo a destra. Copiato. Grazie.
numerosi contatti lungo la strada. Eliminiamo la minaccia e poi svoltiamo. Eliminiamo la minaccia e poi svoltiamo. Distanza, distanza. Leo, allargati a sinistra. Direzione 320 anche. Oh, con carro armato pesante. DTR. Via, 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 allontaniamoci, svoltiamo a destra, dobbiamo uscire dalla strada. Via, 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 via. Musa è tutto a posto, sei ferito. Sono ferito. Molti forza. Yatta, occupati di Musa. Contatti. Contatti anche meccanizzati. Bravo Leo. Ma non ti preoccupare di comunicare in tempo reale. Si comunica dopo, cioè, fronteggiamo prima la situazione, poi con calma. Musa, hai bisogno di una mano? Vedo che sanguini. Sono ferito. Sto facendo io, ragazzi. Bravo, copy, bravo. Copy, non ti preoccupare del comando, poi quando ci fermiamo glielo diciamo. Sì, peccato perché se devo anche girare, guidare, muovermi. No, come fai? Sì. D'accordo. Siamo su, basta. Ok. Il rumore che fa il BTR che avete fatto colpito nelle munizioni. Sì, sta scoppiettando. Come una frittura. Ok, sei a posto. È un forte dolore. Se vuoi ti metto una morfina, se no rimani senza. Non lo so. È tranquillo. Gaz per Pietro. Giriamo a sinistra alla prossima svolta. Vedo solo un po' offuscato e basta. Allora ti metto la morfina. Ok, copiato. Sentirei il tuo battito, però sei a posto. Ok, riesco a vedere il mio ritmo. Qualcun altro ferito, no? Non credo. No, io sono a posto. Occhi aperti qui. Crack 1, occhi aperti alle vostre due. Adesso ci sono edifici. Sposto più a sinistra in modo da essere un po' più distanti. Svolto qua. Gas per Pietro, sì, svolta. Vai. Addio cartello. Attenzione ai contatti in fondo alla strada all'incrocio. Se sono ostili fateli fuori. Abbiamo appena passato questo 4. Abbiamo un leggero contatto ostile. Ricevuto. Cristo, qua siamo in salita. Bella merda. Gatta. Musa, che so, come sta? Vabbè. Sono Gaz qui Pietro, chiedo conferma. Il prossimo incrocio a destra, giusto? Affermativo. E contatti a sinistra, Muse, vicino al veicolo. Altri contatti lungo la strada, camion. Ora ho ricevuto uno. Punti ore 12 ore. Sono tanti ragazzi. Ragazzi, aprite il fuoco, buttateli giù. Ok, manteniamo questa distanza negli ingaggi, non ci avviciniamo al Kraken 1. Non ci avviciniamo, Leo, oddio. Non ci avviciniamo mai. Sì, non ti avvicinare. Da solo. Così va bene come distanza? Sì, questa è proprio la massima distanza che... Ricarico. Più di così non ti avvicinare. Copio. Ok. Poi ci hanno fatto un po' di danno al veicolo. Sì. Abbiamo perso un pochino. Hanno abbastanza rotto le palle. Qui Demi Lord, abbiamo probabilmente qualche problema al mezzo, un qualche guasto, perché non abbiamo velocità massima. Copiato Demi Lord, qui Gaz. Noi abbiamo ricevuto qualche danno al veicolo, ma stiamo bene. L'importante è che possiamo procedere. Veicolo retri. Affermativo, possiamo procedere. Distruggilo se non si ferma. Oh, si è fermato. Va bene. Cazzi suoi, cazzi suoi. Allora. Non solo gli abitanti di quest'area. E prendiamo rispettivamente Kraken 1 al lato destro e Kraken 2 il sinistro. E facciamo un giro completo. Ricevuto. Effettuato il giro, ci posizioniamo sull'entrata della FOB.
Ok, le comando procedi a dice sinistra. non vede niente col termico, dice che è libero, dovrebbe essere libero. Vai a sinistra, vai a sinistra. Mantieni Così va distanza bene? dai denti di drago. Mantieni distanza, ok, vai dritto così. Sì. Io Fai un sto giro perdendo completo. FPS e go go. Anch'io. Mamma mia. Mamma. 10, ho toccato 10. Però grazie mille. Sarà il sangue di Non prima. sta non sta Grazie. sanguinando. No, 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 ma io vedo sangue sulle sue braccia. Ferito di guerra. Uno entra Sono dentro. fuori. Se la In barra non si diretta. alza, fate scendere il sceriffo che ve la alza lui. Ok, copiato, scusami, avevo capito che dovevamo parcheggiarci davanti, stavo entrando in retromarcia. Correggo e entro. Ah, ci sono alleati. Gaza Sì, sceriffo, via, via, vai. chiudi la barra dopo che passiamo noi. Se non si dovesse chiudere. Bene, bravo Leo. Ottimo, ottimo. Bene così. Tutta la squadra scendiamo dai mezzi e rimangono in ralla solo Muse e Demilord. A tutta la squadra, prendiamo un perimetro. Sceriffo, prendi una delle vedette, una delle dei bunker. Scegliene uno dalla parte opposta degli Emrap. Portati dietro Rokan, Benna e vediamo un po'. Rokan, Benna e Giancarlo. Pietro, tu e Leo Benna e Rokan e Giancarlo posizionatevi mi intendo sull'altro al mortaio. lato. Portatevi sul lato nord-ovest e prendete un bunker. Ok, Cercate di capire grazie. qual è la Comando mi ha chiesto di situazione. fare il resoconto dettagliato su ciò che è successo qui. Adesso Rokan e glielo Benna, andate facciamo. su questo qui. Digli di rimandare in stand-by, organizziamo prima una difesa e poi comunichiamo. Kraken al comando. Yatta. Dimmi, Ok, Gaz. allora, Stand by per il adesso facciamo una resoconto. cosa. Gaz. Tu Gaz da rimani sceriffo. con noi. Rokan sta. Sceriffo, avanti. Allora, Rokan e Benna sono nel bunker lato sud-ovest, io e Giancarlo il bunker lato Riuscite a piazzarvi tutti e quattro sul lato sud-ovest? Ok, noi ci mettiamo sul lato nord-ovest e abbiamo le Emrap che coprono sud-est e parte di nord-est. questo qui. Yatta, tu vieni con Comunque me, Leo e Gaz, Pietro. sì, diceva che comunque niente, ha Gaz, io e subito. Pietro siamo sul bunker a nord circa. Perfetto, vi raggiungiamo, non ti preoccupare. Avanti, Yatta, dicevi? Hanno subito dei danni, alcuni soldati sono feriti, tutto questo, tutto qui, e alcuni sono morti, questo l'ha detto. Copiato. Ricevuto. Leo, da Gaz puoi comunicare al comando che ci sono diversi morti all'interno della FOB, che abbiamo ricevuto contatto con un soldato vivo che ha comunicato a Yatta che insomma sono stati attaccati da forze talebane, ma preso dal panico se ne è scappato via. Copy. Digli che siamo qui fermi, siamo sostanzialmente solo noi della Kraken e richiediamo eventualmente un sorvolo di un veicolo per supporto gas in caso di emergenza. Ok, Copy. Kraken a comando. Yatta. La base è stata attaccata e ha ricevuto molte perdite. Attualmente siamo solo noi della Kraken che la stiamo difendendo. Che Io sto chiediamo un guardando sud. velivolo per supporto CAS. Perfetto, sceriffo. Yatta. Capo Gaz. Qui Yatta. Ci sono, Yatta. Butto Leo. Allora, per Yatta, lascia perdere che è andato. Vai da Pietro e rimani lì vicino. Leo invece spostati insieme a me. In caso di richiesta di supporto aereo mi servirai. Mi raccomando, gli Emrap copertura dell'entrata. E sceriffo, mi raccomando, tu e i ragazzi vi coprite quel lato ovest, sud-ovest. Ricevuto. In caso di problemi,
Se si avvicinano troppo possiamo arretrare dietro le barriere dei mortai e sparare da lì. Ho preso un anti-tank se serve. Bella. Caso di mezzi. Ok, noi siamo giù e vediamo che cazzo succede. Anzi, noi siamo più interni, Leo. Mettiamoci all'interno. Ma lagga troppo qua. Ok, No, ok. posizioniamoci tipo qua, dove c'è sto bunkerino. Vediamo che Siamo un po' succede. scoperti da... no, da cos'è? Ovest? Est? Da est. Lì si arrivano dalle montagne, non so quanto vicino arrivino. Vediamo un po'. In caso di contatto comunicare subito in radio, ragazzi. Oddio, ah, 17 minuti. Si scollinano. Dici? C'è sto fumo che dà troppo fastidio qua. È proprio in mezzo alle palle. Sono scoperti gli elicotteri, non abbiamo più supporto cast. No, no, torneranno. È sto fumo che ci droppa gli FPS, Non secondo vedo me. bene. Dici? Potrebbe darsi, sai? Oddio, però se mi giro a sud-sud-ovest mi droppano. No, infatti, è il contrario. Ma. Gaz per sceriffo, rapporto su situazione sul tuo lato, interrogativo. Sceriffo, tutto regolare. Copiato. Rapporto per MRAP, Demilord e Muse per il lato entrata est e nord. Muse è tutto regolare. Qui Demilord è tutto regolare. Gaza Pietro, rapporto sulla situazione sul tuo lato. Lato nord coperto, tutto regolare. Ricevuto. Veicolo nemico spottato a nord, nord-ovest. Sì, Occhio ragazzi. nord, arriva, Fuoco, arriva. fuoco quando pronti. Ora qua non si vede un cazzo però. Contatti, contatti. Avete contatti voi, Pietro? A terra, 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 terra. Tango down. Occhi aperti ragazzi. Uno di voi deve utilizzare il binocolo, l'altro il fucile. All'inizio fate così, in maniera da scutare verso le colline. Ma che cazzo. Sto fumo qua è veramente fastidioso, non si vede niente. Forse è meglio metterci così. Quasi quasi faccio mettere qui Demilord. Beh, in effetti basterebbe forse solo una entrata. Facciamo così. Guards per Demilord. Porta l'Emrap con la Krauss sul Lo porto lato io. nord. Ah no, ce la dovrebbe Ricevuto. fare. Posiziona l'Emrap in difesa sotto l'asco sul lato nord dove siamo noi. E semplicemente fai occhio sulle colline. Muse, occhio sul lato sud e sud-est. Nord ce ne occupiamo noi. Copy. Capo Gazza, poca visuale sulla strada sud in Ricevuto, ti depressione. mando Leo ad aggiustare il mezzo. Vai Leo, vai. Contatto nemico, ragazzi. Azimuth 292. Confermo. Se avete a tiro con la Krauss, Demi puoi fare fuoco. Ma guarda, li ho già fatti fuori. Fammi copertura, Leo. Contatti in direzione est, attenti.
Dammi un marker se riesci, mettiti in coperto che dammi un marker. Era solo uno. Ok. Ok, esco dal mortaio. Movimento direzione est 9-0. Puntato 340. Leo, dammi un marker su quelli che arrivano da nord-ovest. Leo, dammi un marker su quelli che arrivano da nord-ovest, guarda lì. Contatti sud, 18170. Mezzo direzione 3330. Altri contatti 176. A terra. Ok Leo, dammi un altro contatto. Era un noide. Yatta ferito, Yatta ferito. Proprio vado, Yatta, riesci a curarti? O ti mando Rogal? Affermativo, riesco a curarti. Copiato. Leo, raddoppiamo su Pietro. Andiamo su Pietro. Cecchino direzione ovest, probabile cecchino direzione ovest. Ricevuto ragazzi, tenete duro, tenete duro. Se ci sono troppi nemici chiamiamo il supporto aereo. Cazzo, veicolo nemico a nord-ovest. Leo, contatta il comando e chiedi supporto aereo. Veloce Leo, veloce. Contatta subito il comando. Vai, 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 contatta il comando. L'ho fatto, non mi risponde. Cacchia il comando. Che merda. Ma ha preso lo stesso. Yatta qui Gaz, qualche problema. Ottimo lavoro. Sud, 176. Atterrato. Gas in arrivo Gaz. Copiato Leo. Contatti 155. Yatta? Yatta, ho bisogno di te, ho bisogno di cure. Sto curando il Pietro, arrivo. Aspetta, aspetta, chiedo a Rogan, tranquillo. Rogan ha bisogno di cura medica. Sì. Ok. Uscio. Ok. Musa, rapporto sulla situazione all'entrata. Contatti, vedo traccianti da 210, vedo traccianti. Cazzo, un minuto e mezzo alla cassa. Ricevuto Leo, ottimo lavoro. Ragazzi, arriva il cas. Contatti anche da 150.
Oddio, ho cambiato il modo di mirare, non mi ricordo più come si fa a cambiare. Ma io non li vedo, ragazzi. Molti edifici contatti a nord, direzione 030. Molti contatti a 260. Andiamo a dargli supporto, vai vai. Contatti 250, 6 contatti, ricevo dopo. Ricevuto, c'è. Mi sposto a controllare sud. Leo, andiamo a dare un'occhiata. Leo, andiamo a sud. Qui, Demilord, munizioni AMRAP terminate. Ricevuto, Demilord, scendi dall'AMRAP e unisciti a Pietro e Yatta. Ok, sud, quindi S qua. Bisogno di supporto, direzione 250. Io non riesco, ho contatti. Ricevuto. A 180. Non vedo un cazzo. Dove stanno? Tra lì c 240. Leo, vedi qualcosa? Sì, ok. Mi sto bendando, sono ferito. Ok, Benna, se hai bisogno ti mando local. Contatti alle rocce. No, forse no. Rettifico. Contatti di direzione. Leo, comunica al comando che abbiamo finito le munizioni dell'Emrap Kraus. Ok, eventualmente se cominciate ad allungarmi nel 2000 ore. Ok ragazzi, io sono sotto di voi. Ok, grazie. Come sta andando qua? Tutto posto da per ora, stiamo un attimo corti di munizioni, ma Demi non avendo sparato un colpo ce ne riesce. Ok, ok, ok. Muse da Gaz, okay, tutto no, a posto sull'entrata? Qui Muse, tutto a posto sull'entrata. Ricevuto. Leo? Ti ricordi come si switcha la modalità di fu? Vedi che tipo inclina l'arma per sparare? Ah, quando... guarda, fai così, attiva il mirino. Prima attiva la mira, ok? E dopo fai, tieni premuto da sola destra e premi C. Oh, grazie. Oh, grande, grande. Non capivo che cazzo avevo cliccato. Gaz, qui Giancarlo. Eccomi, Giancarlo. Vieni avanti. Ci sono munizioni sui mezzi da aprire. Ci sono gli Stanag. Dovrebbe esserci gli Stanag. Ok. Ci sono munizioni 5.56. Mi ricarico un attimo. Sì, c'è un mezzo nord e uno all'entrata verso est. C'è squadra, ragazzi. C'è qualcuno ferito? Interrogativo? Sceriffo a posto. Qui tutto okay. A posto. Comando okay. Un rapporto, sul mio lato tutto a posto. Ok Leo, fagli il rapporto così, digli che abbiamo subito un duro attacco e abbiamo un MRAP, ha finito le munizioni, lo usiamo praticamente come riparo e come scorte caricatori per i fucili. Digli che siamo completamente circondati e se rimaniamo ancora così per molto non ce la facciamo,
E ci crepiamo tutti. Chiedi supporto per estrazione immediata sulla FOB. Abbiamo perso questa FOB. Track and comando. Demilord, scendi e vieni all'EMRAP Cross. Corto di munizioni. Richiediamo un'estrazione alla nostra. Ricevuto. Sposta l'EMRAP per utilizzarlo in copertura vicino a questo bunker dove siete voi. Lo utilizziamo come copertura e rifornimento. Nuovo veicolo nord corazzato. Ricevuto. Dagli un range. 400 metri circa. Ti do un range con il rangefinder. Aspetta. 300 metri fissi, 300 metri fissi. Vai quando vuoi. Ottimo. Buono, bel colpo. Comunica al comando che c'è un mezzo corazzato. Abbiamo bisogno di una 10. Richiedi una 10 se riescono. Vabbè, è andato. Qui Demilord, probabile alleato ferito Pietro. Elicottero in arrivo da Ricevuto, sud, un Chinook, elicottero arriva da sud. Yatta, prenditene cura. Demilord, rapporto sul tuo gruppo. Come sta Pietro? Dove cazzo atterra lo Chinook? Veicolo direzione nord dell'FB. Sta atterrando distantissimo da noi, Abbiamo che cazzo. poco più un mezzo a nord. Leo, comunica al comando che abbiamo un mezzo a nord della FOB, ci stanno attaccando in massa. Lo Chinook è atterrato al di fuori della FOB e non all'interno. Richiedi Io mi devo supporto aereo spostare sul sono nord perché non della c'è FOB. campo perché sei visibile da piena rocca, voglio dire. Sceriffo ferito rocca. Io e Muse rientriamo. Ricevuto, venite qua, ci Il sono comando ha detto veicoli che è nemici. impossibile Tanto far atterrare il velivolo dentro la FOB. benissimo, fallo atterrare allora all'entrata. Yatta è morto. Yatta è Cristo morto. santo. Ricevuto, sceriffo. Ragazzi, riuniamoci sull'altro lato del lab, verso l'entrata. Rogan qui Gaz, ho subito una ferita alla gamba, ma sono riuscito a bendarmi. Mi muovo verso l'entrata, ma ho bisogno di cure. Va via la benda. Salire il prima possibile in elicottero appena a terra. Atterrerà il più vicino possibile che può. Ricevuto. Bunker di Demilord. Voi siete già all'entrata o siete ancora al bunker? Siamo all'entrata. Sceriffo anche all'entrata. Ok, con il mezzo vai oltre l'elicottero. Ragazzi, avanziamo verso l'elicottero. La prima squadra si ferma in copertura sui mezzi, l'altra comincia ad avvicinarsi all'elicottero e si ferma in copertura. Mi fermo qui, Gaz. Devi andare oltre l'elicottero. Ok, tre con me, tre con me. Arrivo, Gaz. Facciamo perimetro, Gaz. Affermativo.
altri. Ragazzi, salite sull'elicottero dietro e date il check sull'ultimo uomo. Quanto vicino troppo alle pale? Autobomba in arrivo, raga. Davanti all'elicottero. Attenzione. Nord. Distruggetela. Distrutta. Ottimo lavoro. Datemi il check sull'ultimo uomo, ragazzi. Veloci. Dentro. Ultimo uomo. Tutti su, quando potete partire.